soluzioni che possono essere in una fase di sperimentazione o di prototipia, nel senso che vengono fuori già da attività di ricerca proprio di altri, o possono essere soluzioni già adottate in altri settori da trasferire in quel contesto. In tutto questo rimarco il concetto che l'innovatività è che noi non stiamo chiudendo a una lista, come dire, predefinita di università, di utenti finali, di associazioni, la costruzione del Living Lab, ma andremo a costruire un meccanismo proprio aperto, i Living Lab, e poi chiaramente andremo a selezionare i migliori o quelli che chiaramente daranno maggiore rispondenza rispetto ai criteri che il bando successivo, il secondo bando avrà, per far sì che questi Living Lab poi vivano in una dimensione anche di confronto europeo, come è stato accennato prima. Se funziona, e noi crediamo che funzioni perché comunque sono, come dire, interventi su cui c'è una forte aspettativa, non soltanto dalla parte pubblica, ma anche dalla parte privata, dai contatti, dai sensori che abbiamo, come dire, potuto attivare, riteniamo che questo modello di funzionamento, proprio come piattaforma di lavoro, potrà, come ha detto la dottoressa Grimi, essere l'inizio di un percorso su cui anche nella prossima programmazione di interventi potrà replicare anche diciamo, passare da Puglia Living Lab ICT a quelli che possono essere, oltre che l'ICT, altre, diciamo, tecnologie piuttosto che ambiti di intervento. E ora vi passo la parola al dottor Diciano per poi lasciarvi liberamente a, come dire, a far porre le domande che riteniate più utili, ma anche da un punto di vista proprio funzionale, sia a questa fase dell'avviso e poi al successivo, dove nel successivo, ripeto, le imprese del CT devono cogliere, nel momento in cui si candideranno, che non vanno a proporre quello che serve solo a loro, perché di questi bandi ne abbiamo anche, diciamo, attivati nel passato diversi, ma dovranno dimostrare di avere delle soluzioni o proporre delle soluzioni che servano a quegli utenti che dovranno per forza coinvolgere, con la validazione anche di centri di ricerca che andranno a, diciamo, chiudere il modello del Living Lab. Quindi io vi passerei direttamente la parola a Marco Diciani, in modo tale che vi rappresenta tutto il percorso, dove siamo ora, e poi vi lascio liberi di poter, diciamo, esprimere i vostri dubbi o porre le vostre domande, e vi lancio anche questa, diciamo, ulteriore indicazione che, ove vi fossero associazioni o altri soggetti pubblici interessati a voler approfondire il discorso del Living Lab, lo possono fare direttamente attraverso il sito, di cui ora avrete le indicazioni più specifiche, perché possiamo intervenire proprio presso di voi e raccontarvi anche direttamente, più nel dettaglio, rispetto magari a esigenze che possono emergere dopo aver colto l'opportunità o comunque il meccanismo del bando nel suo insieme. Buongiorno a tutti, io sono Marco Diciano di Nuova Puglia. Intanto vi ringrazio del tempo che avete voluto, come dire, prendervi e dedicare a questa mattinata di presentazione. Io vorrei provare a riprendere alcuni concetti che sono già stati anticipati, evidentemente, da chi mi ha preceduto, per fare insieme un percorso nel quale mi piacerebbe mettere in luce alcuni aspetti, partendo da alcune caratteristiche che evidentemente sono riprese dai modelli principali su cui sono basati questi interventi legati al tema dei Living Labs. Vedere come la Puglia ha scelto e ha deciso di costruire un modello per il territorio. E infine provare a capire, come diceva l'ingegner Surico, dove siamo in questo momento, quali sono le fasi e qual è la modalità di implementazione del modello scelto. Per fare questo io partirei da questa, come dire, suggestione in cui insomma, è rappresentata un po' la fotografia di
della condizione, direi sia europea ma anche trasnazionale, internazionale, dell'esperienza Living Labs. È una fotografia non recente, si riferisce a qualche anno fa, perché diciamo un ultimo aggiornamento sarà reso pubblico a partire dal 23 di maggio. Di cosa parliamo? Era il novembre del 2006 quando l'allora presidenza di turno dell'Unione Europea, la presidenza finlandese, decise di varare, di dare avvio a un nuovo sistema europeo dell'innovazione. In che maniera? Si pensò di fare appello a quelle che erano le esperienze in quel momento disponibili su tutto il territorio europeo per provare a capire se era possibile mettere insieme non soltanto le politiche, le intuizioni, le necessità che provenivano dalla fase di progettazione, dalla fase di indicazione, ma anche e soprattutto cogliere quelle che erano le necessità che venivano dal basso, dalle esigenze specifiche di chi già lavora sui temi della soluzione dei problemi con tecnologie innovative. Si coglie già per il fatto che una definizione non esiste di Living Labs come il percorso, il processo e le caratteristiche siano diciamo non definite, nel senso non esiste una ricetta per dire quell'esperienza è un'esperienza di Living Labs, quell'altra non la è. Però certamente diciamo è possibile identificare almeno tre pilastri fondamentali su cui ruota un ecosistema basato su un approccio di questo tipo. E vorrei raccontarveli, però prima di questo, insomma, anche così per curiosità o per interesse, magari ve le mostro, diciamo, ognuno potrà poi eventualmente approfondire se è interessato o meno. Questi sono, diciamo, un po' i padri dei concetti che andremo a raccontare tra breve, e sono sostanzialmente, diciamo, gli ispiratori di quei nuclei, erano sei all'inizio, che hanno costituito poi questa rete dei Living Labs, che adesso invece è diventata una rete di circa di più di 200 esperienze. Parliamo infatti, come insomma ricordava prima anche Ingegner Surico, di esponenti, diciamo, di spicco, diciamo, economisti che hanno studiato temi che oggi trovano applicazione, ma che loro hanno provato a cominciare ad utilizzare, a sperimentare anche un po' di tempo fa. E Mitchell è uno dei primi. Si è diciamo sostanzialmente soffermato su quello che è l'approccio diciamo nell'ambiente di vita urbana, su alcuni studi che lui fece, alcune esperienze che portò avanti negli Stati Uniti presso l'MIT. Cioè, riprogettare tutto quello che è l'ambito urbano utilizzando non gli uffici preposti per operazioni di questo tipo, ma gli utenti finali, cioè i cittadini. È una prima embrionale esperienza di come dire, progettazione partecipata o di coprogettazione che dà un po' il là a un approccio di tipo Living Labs. Ci sono, come insomma io vi ho messo qui queste faccine, insomma, altre esperienze, esperienze di lead user, esperienze diciamo di open innovation in generale. Forse magari la cosa interessante e utile, carina da dire, è che Dan Tapscott fu il primo a introdurre per esempio il concetto del prosumer, che è una fusione oggi forse un po' più di moda tra il producer e il consumer. Forse magari proprio in ambiti di questo tipo non è difficile ricordare magari esperienze nelle quali il consumatore è esso stesso produttore di contenuti,
ma anche utilizzatore degli stessi, no? Le reti sociali, i social network che ci sono oggi avvicinano questo concetto che magari qualche anno fa era teorico a qualcosa di più pratico, no? Però veniamo adesso, insomma, al di là di queste piccole divagazioni introduttive, a provare a identificare quelli che vi dicevo, i tre aspetti su cui per esperienza si prova a basare l'evoluzione del concetto del Living Labs. La prima è sostanzialmente legata al concetto del passaggio dall'innovazione di tipo chiusa all'innovazione di tipo open. Io ho rappresentato qui in questa slide queste due immagini. Nella prima, diciamo, voi notate che c'è, diciamo, una sezione relativa alla parte della ricerca e successivamente un'evoluzione verso lo sviluppo, no? Come viene approcciato questo modello? Progetti di ricerca, quindi attività che le imprese fanno, ma anche le università approfondiscono, investimenti di un certo tipo che confinati nei limiti di sfruttamento che sono quelli imposti dalle imprese, producono risultati su mercati sui quali l'impresa decide di investire, no? Quindi diciamo che tutta l'attività di ricerca viene in un qualche modo, attraverso questo imbuto, spinta verso uno specifico mercato. Quindi esigenze di proprietà intellettuale, scelte aziendali, specifici interessi, diciamo, che conducono ad un approccio di questo tipo. Dall'altro lato, sulla destra, vedete che c'è quest'altra ipotesi di sviluppo e di passaggio, di evoluzione dal concetto, diciamo, dall'aspetto della ricerca alla valorizzazione dei risultati e quindi al mercato, di tipo open, cioè ambiti, situazioni nelle quali non ci sono problemi di proprietà intellettuale, di violazioni dei diritti e così via, i risultati della ricerca possono essere messi a disposizione anche di eventuali nuovi mercati. Quindi se io come impresa ho fatto della ricerca su uno specifico settore e ho pensato che lo sfruttamento potesse essere solo ed esclusivamente in quell'ambito, magari mettendo a disposizione i risultati di ciò che ho fatto, posso consentire anche ad altri di approfondire, di affrontare nuovi mercati con nuove soluzioni. Evidente che, insomma, come vedremo anche negli altri due concetti su cui basiamo questa ipotesi di razionalizzazione dell'esperienza di Living Labs, si parla sempre di un concetto di evoluzione. Living Labs non è qualcosa di statico, un laboratorio permanente, quindi anche l'approccio e l'evoluzione va verso questi contenuti. Accelero per non, come dire, dilungarmi su questi aspetti, che però mi sembrano, come dire, carini, perché forse racchiudono e danno un po' l'idea di quello che è il percorso che si vuole fare. Poi comunque, diciamo, ci concentriamo sulle cose nostre. L'altro aspetto è il passaggio, anche qui, il dinamismo, no? da una concezione del user-centric design allo user-driven design. L'utente è sempre al centro, come ricordava anche prima la dottoressa Grimi, è importante, però insomma spesso nell'approccio classico, che l'utente è al centro e quindi è un po' coccolato e custodito da tutti, poi però ce ne dimentichiamo dopo magari che il progetto è stato finanziato, magari le specifiche sono state scritte in un certo modo e poi alla fine l'utente è quello che forse magari negli ultimi mesi del progetto viene richiamato per dire: guarda, insomma, proviamo a fare un po' di sperimentazione insieme. L'approccio Living Labs è chiaro che diciamo, è diverso, richiede una partecipazione dell'utente finale allo stesso livello di chi? Io ho rappresentato qui diciamo, tre ambiti, che sono quello del settore pubblico, dell'impresa, del business e della ricerca. Quindi l'utente finale guida insieme con gli altri tutto il percorso e tutto il processo. Ultimo concetto su cui forse può essere utile porre l'attenzione è il discorso che
Nel questo ecosistema Living Labs non tutto ciò che è stato pensato con una certa finalità è utile o eventualmente può essere utilizzato con quella finalità. Mi piaceva questa immagine della bottiglia che non è stata pensata per trasportare un messaggio, per veicolare un'informazione, è stata progettata e normalmente viene utilizzata per tutt'altro, però diciamo che la tecnologia può aiutare e probabilmente può essere il fattore catalizzante per spostarci da una tecnologia che non conosce i bisogni verso un'innovazione di tipo sociale, quindi una tecnologia che prova a matchare le esigenze reali sul territorio. Diciamo che se questi sono i concetti su cui il modello Living Labs ha dalle sue origini avviato i suoi lavori, la Puglia ha scelto di focalizzarsi su alcuni specifici obiettivi che richiamano evidentemente quello che è il concetto principale, però diciamo ne fanno delle discriminanti ben precise che proverei a cominciare a introdurre in questo modo. Intanto il coinvolgimento degli utenti finali, evidentemente è una fase assolutamente importante per influenzare, come dicevamo prima, e guidare lo sviluppo dei servizi. Poi come obiettivo nel modello locale c'è quello appunto di consentire alle imprese di sviluppare e convalidare le sue idee o magari le realizzazioni che lei ha già nel suo portafoglio. Promuovere la conoscenza e la sperimentazione delle soluzioni e favorire l'integrazione dell'innovazione tecnologica nella società, quindi questo approccio, questo concetto del social innovation. I domini di riferimento su cui in questa fase si è deciso di puntare sono questi che insomma vi trovate rappresentati qui, non ve li leggo, insomma sono anche tra le informazioni che avete in formato cartaceo. Forse diciamo può essere utile cominciare a porre l'attenzione su quello che è il focus, e cioè se il modello prevede una cooperazione, è importante dettagliare questa cooperazione tra chi, quali sono i soggetti che partecipano a questa cooperazione. E nel modello Apuliana City Mini Lab ci sono almeno tre soggetti localizzati o con sede operativa nella regione Puglia, e sono una piccola e media impresa, un'utenza finale, un laboratorio di ricerca. Sono presenti, diciamo, questi anche descritti nell'avviso pubblico, però diciamo io ho provato a fare un focus per evitare magari incomprensioni, però diciamo sul tema della piccola e media impresa è abbastanza chiaro. Forse è opportuno sottolineare il fatto che quando si parla di ICT in questo approccio, lo diciamo ormai da tempo, non si parla soltanto di hardware, di software, di sviluppo di tecnologie di questo tipo, ma anche di microsistemi, dispositivi meccanici, elettrici, comunque tutto ciò che riguarda la tecnologia in senso ampio. L'utenza finale è rappresentata sicuramente da questi due attori. Gli enti pubblici, quindi comuni, province, ASL, istituti di formazione e così via, e poi dai soggetti che appartengono a questa categoria che abbiamo identificato del sistema socio-economico regionale, no? Quindi associazioni datoriali, associazioni, organismi rappresentativi di bisogni collettivi, insomma, diciamo, utenti che soggetti che rappresentano l'utenza finale. I laboratori di ricerca sono, diciamo, i soggetti del mondo dell'accademia, e quindi praticamente diciamo soggetti operativi che però afferiscono a università, enti pubblici di ricerca, reti di laboratori, anche qui in continuità con diciamo altre azioni che la regione ha avviato già da tempo in tema di accordo di programma quadro ricerca regione MIUR, no? Centri di competenza riconosciuti, centri di ricerca privata iscritti all'albo del MIUR, insomma una nutrita categoria di soggetti. Quali sono le fasi di implementazione? Le fasi di implementazione scelte sono queste qui.
Intanto il fatto, come si ricordava all'inizio, che l'esperienza, il modello e l'iniziativa è finanziata su questa azione del PIO, la 142, che diciamo, recita appunto supporto alla crescita e sviluppo delle PMI specializzate nell'offerta di contenuti e servizi digitali, no? A partire da quelli che erano i constraint evidentemente di questa azione, si è pensato di organizzare in due fasi l'approccio e l'implementazione. Una prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse sui fabbisogni diciamo, l'attivazione di un DB, di un catalogo per i partner, e una seconda fase di avviso pubblico per il regime di aiuti alle imprese. Cosa si intende? Insomma, immagino sia chiaro, da stamattina ne parliamo di rappresentazione dei bisogni e così via, io quindi diciamo, sorvolerei su questo, però proverei, cioè si intende evidentemente, come dire, manifestare temi e esigenze che però all'interno di ogni dominio di riferimento richiedano l'impiego e l'utilizzo di tecnologie ICT, non parliamo di esigenze o di fabbisogni di natura estremamente generica, no? Dovrebbero essere pensate in questa logica. Per fare questo io ho provato a trovare, insomma, spunto da alcuni esempi che vi ho riportato qui. Mi riferisco per esempio al discorso non so, dell'ambiente di un comune che ha magari delle esigenze legate alla necessità di individuare delle discariche abusive sul proprio territorio, che magari nascono e muoiono nell'arco di qualche giorno, magari non sono facilmente identificabili dalle autorità preposte. Insomma, sono esempi che magari le tecnologie e le soluzioni hanno già provato a dare a supporto, no, a queste problematiche, però potrebbe essere diciamo il caso di società che magari hanno a disposizione dei software, dei tool, delle soluzioni che consentono di magari matchare delle immagini raccolte dal satellite con magari delle foto georeferenziate inviate dagli utenti o dai cittadini che magari conoscono, perché noi evidentemente percorriamo le strade e vediamo che cosa succede, e diciamo un sistema di questo tipo potrebbe essere realmente di impatto nella soluzione o comunque nell'affrontare un problema di questo tipo. Un altro esempio che diciamo mi piace sottolineare, per esempio, nel tema nel dominio di riferimento dell'istruzione ed educazione, potrebbe essere preso in esame come problematica il tema della diffusione e conservazione dei saperi diffusi, no? Come scrivo qui, diciamo, tutto ciò che è radicato nella cultura e nella tradizione locale, diciamo, forse questo ambito può essere anche il più idoneo per dire che diciamo, interessi e conoscenze non so, mi riferisco alle ricette di cucina, ai sistemi di coltivazione biologica, o le attività, le abilità nel cucito o nella produzione artigianale, possano essere oggetto di un, come dire, sperimentazione, di un progetto di sperimentazione, anche di inclusione sociale, se vogliamo, degli anziani o di chi ha un'esperienza di questo tipo, che può, come dire, raccogliere una serie di video o di animazioni o di rappresentazioni che possono essere messi a disposizione di una web TV o veicolati sui social o messi a disposizione anche degli anziani stessi per scambiarsi informazioni, o di tutti, anche per valorizzare e mantenere, appunto, conservare questi saperi e la diffusione di questi stessi, che spesso a volte finiscono per come dire, essere dimenticati, anche se diciamo, caratterizzano anche la nostra società, le nostre latitudini, diciamo così. Sono esempi che potrebbero essere descritti veramente in questo modo schematico e breve nell'apposito sistema, con la procedura telematica che poi vi illustrerò tra un attimo, è già a disposizione di tutti sul portale di Sistema Puglia. Raccontare e raccogliere le esigenze vuol dire questo, cioè vuol dire identificare delle possibili problematiche o dell'intuizione o degli interessi o anche delle questioni che magari a noi possano sembrare banali, inserirle nel database e metterle a disposizione di chi poi domani potrà fornirci delle soluzioni.
Quindi, se questa è la prima fase, diciamo identificata come raccolta e mappatura dei fabbisogni, nella prima fase c'è anche questo discorso dell'iscrizione al catalogo. Perché? Perché se io sono un'associazione, no, io avevo anche degli altri esempi, però li conosciamo, sappiamo che magari c'è un'associazione che si occupa dei malati di Alzheimer o ha a disposizione diciamo una problematica, la conoscenza di alcune esigenze, oltre che manifestare un bisogno può anche iscriversi a un catalogo per come dire, alzare la bandierina e dire ci sono anche io domani se qualcuno vuole fare un progetto di sperimentazione, no? Quindi non sono soltanto colui che manifesta un bisogno, ma sono anche colui che decide di partecipare all'iniziativa. Quindi mi iscrivo nel catalogo, domani quando si avvierà il secondo avviso pubblico, le imprese per costruire i loro progetti di sperimentazione dovranno pescare da questo catalogo. Qual è la fisionomia della fase 2 che in questo momento è abbozzata, non è ancora definita? Come ci siamo detti, un progetto di sperimentazione. Un progetto di sperimentazione presentato dalle imprese, perché i beneficiari dell'azione 142 abbiamo detto che sono le imprese, quindi i soggetti beneficiari del bando, dell'avviso fase 2 sono le imprese. È importante e utile sottolineare il fatto che nei loro progetti dovranno destinare una quota parte di fondi, una certa percentuale, obbligatoriamente per le attività che svolgeranno in questo progetto di sperimentazione gli utenti finali e i laboratori di ricerca. No? La durata dei progetti è stimata intorno ai 12 mesi, il budget che è a disposizione, come ci si ricordava all'inizio, è di 15 milioni di euro. L'avvio dell'iniziativa, l'implementazione è già stata lanciata qualche mese fa e il sistema, la procedura è disponibile presso questo link che è sostanzialmente la parte specifica di Apulian ICT Living Labs sul portale Sistema Puglia. Abbiamo anche il nostro referente unico del procedimento, il dottor Albanese. Cosa è possibile fare sul portale? Se vi registrate su Sistema Puglia, se non lo siete ancora, e accedete alla sezione dei bandi aperti in questo momento, definita e denominata Apulian ICT Living Labs, atterrate su una pagina di questo tipo, nella quale per ognuna delle fasi che ci siamo raccontati trovate un link specifico. Quindi avete qui la parte della raccolta dei fabbisogni, qui la parte relativa al catalogo partner Living Labs e la parte relativa ai progetti di sperimentazione, che verrà evidentemente attivata quando sarà reso pubblico il secondo avviso. La procedura, soprattutto per quanto riguarda la mappatura dei fabbisogni, è stata resa estremamente semplice. Non c'è una procedura di iscrizione particolarmente complessa.